Eurovision 2024. Chi vincerà secondo le scommesse? Nel mese di maggio, l'Eurovision 2024 avrà inizio per poi terminare con la scelta del vincitore. Per l'Italia quest'anno gareggerà Angelina Mango, con il brano La Noia che ha vinto Sanremo. In tanti sperano che la ragazza possa vincere e in effetti gli scommettitori la vedono in una buona posizione. Dopo la vittoria italiana del 2021 con i Maneskin, molti sperano che il premio torni nel nostro paese, ma per il momento i pronostici sembrano andare in un'altra direzione. Infatti, la canzone che probabilmente trionferà, almeno secondo i pronostici, è quella di Aliona e Jerry Hale, che rappresentano l'Ucraina. Dopo la vittoria di 2 anni fa con la Kulash Orchestra, sarebbe di nuovo l'Ucraina a vincere con la canzone Teresa and Maria. Invece, per Angelina sembra che ci siano comunque delle possibilità visto che la cantante italiana viene data al secondo posto dai bookmaker. Terzo posto, invece, viene assegnato per il momento al Regno Unito con la canzone Dizzy, cantata da Holly Alexander. Anche Israele è tra i paesi più quotati per la vittoria dopo le numerose polemiche per la sua canzone, inizialmente October Rain, che è stata ritirata e poi corretta dalla cantante. Ora Israele gareggerà con la canzone Hurricane che sembra poter avere delle possibilità addirittura per la vittoria finale. Eurovision 2024, pronostici. La canzone di Angelina Mango è la più ascoltata. Al di là dei pronostici dei bookmaker, esiste anche un altro buon indicatore per capire quanto siano apprezzate le canzoni e quante possibilità abbiano di vincere. Confrontando gli ascolti degli altri artisti europei, la canzone più ascoltata in assoluto, e quindi con il più elevato numero di stream, è quella dell'Italia, con Angelina Mango. La Noia ha avuto un elevatissimo numero di stream, che sono anche in continua crescita. Secondo posto invece con la Francia, per Mon Amour, che si distacca di poco dalla canzone di Angelina. Terzo posto per la Spagna con Zorra, e quarto invece per l'Ucraina con Teresa and Maria, canzone che invece viene ritenuta vincitrice dagli scommettitori. Da tenere presente che alla fine non sarà solo il pubblico a decidere e perciò gli ascolti non sono sufficienti per intuire il gradimento della canzone. Votano anche le giurie dei vari paesi europei, assegnando i fatidici 12 punti, ciascuno alla propria canzone preferita. Perciò la classifica dei pronostici è diversa da quella degli ascolti, ma le sorprese potrebbero essere comunque dietro l'angolo come è accaduto in ogni edizione. Voi che cosa ne pensate? Chi vincerà l'Eurovision 2024 e secondo voi potrebbe essere l'Italia a trionfare? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.